C'è posta per te, Manuel. Ecco perché indossava il guanto. In una puntata del celebre programma televisivo C'è posta per te, il pubblico ha assistito a un momento di grande emozione e tensione, protagonista la complessa dinamica tra Giuseppe e suo figlio Manuel, separati da un silenzio durato oltre 2 anni. La loro storia, raccontata tra le mura dello studio televisivo, ha toccato il cuore di molti, diventando rapidamente argomento di conversazione e riflessione tra gli spettatori. Giuseppe, il padre, ha deciso di fare il grande passo, contattando il programma con l'intento di riconciliarsi con il figlio. Questa scelta è derivata da un profondo senso di pentimento per gli errori commessi in passato, una serie di circostanze che hanno gravemente compromesso il rapporto padre-figlio. La presenza di Manuel nello studio, tuttavia, non ha immediatamente portato alla riconciliazione tanto sperata. Dopo un primo momento di rifiuto, in cui ha abbandonato lo studio senza ascoltare le parole del padre, Manuel è tornato, concedendo a Giuseppe la possibilità di esprimere il suo pentimento. Nonostante ciò, la decisione di Manuel è stata chiara: non aprire la busta, simbolo della proposta di riconciliazione, mantenendo fermo il suo rifiuto al perdono. La loro storia si inserisce in un contesto familiare complesso, segnato da tradimenti e segreti. Giuseppe, trovandosi in difficoltà economiche e costretto a lavorare lontano da casa, ha iniziato una relazione extraconiugale che, una volta venuta a galla, ha provocato una profonda frattura all'interno della famiglia. Il tradimento, rivelatosi in occasione del funerale di un nipote, ha segnato in modo indelebile il rapporto tra Giuseppe e Manuel, deteriorando ogni forma di comunicazione tra i due. La presenza di Manuel a C'è posta per te non è stata motivata dal desiderio di riconciliazione, ma dalla volontà di mantenere una distanza emotiva dal padre, preservando così la serenità raggiunta lontano da quest'ultimo. La sua decisione di non perdonare Giuseppe riflette un profondo dolore e una ferita ancora aperta, simboleggiate anche dal guanto nero che indossava Manuel durante la trasmissione. Questo particolare accessorio, oggetto di curiosità e speculazioni, potrebbe nascondere una ferita fisica o rappresentare una scelta stilistica personale, ma in entrambi i casi simboleggia la complessità e il mistero che avvolgono la figura di Manuel e la sua storia. La vicenda di Giuseppe e Manuel è emblematica di come le relazioni familiari possano essere messe alla prova da errori e scelte sbagliate. Nonostante il tentativo di riconciliazione, il dolore e il risentimento hanno prevalso, lasciando lo spettatore con molteplici interrogativi sulla possibilità di guarigione delle ferite emotive. La storia di questi due personaggi rimarrà impressa nella memoria del pubblico, come testimonianza della complessità dei legami familiari e della difficile strada verso il perdono. Voi invece che idea vi siete fatti sul guanto di Manuel? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.